Bentornati qui su The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Allora, devo sicuramente utilizzare un sacco di frecce luminose, gente, perché a quanto pare c'è un sacco di miasma. È un sacco buio anche. Non mi piace questa zona. Ma noi dobbiamo andare assolutamente a trovare Rovely. Un semebomba, gente, molto buono. Lanciare materiali. Segui. Vabbè, lo so come si fa. È molto buono, gente, molto buono. Se ci fossero dei semi luminosi, sarebbe ancora meglio. Ma ehi, al momento non ce ne stanno. Lì chi c'è? Un accampamento Boblin. Dovremmo andare lì. Quindi, let's go. Se lo faccio bello lungo. Ok. Quello è un pipistrello. Facciamo questo accampamento. E facciamolo con questa spada. Ma anche con questo. Quindi, ok, molto buono. Un altro semebomba. Se me lo permetti, a lui. Ok, un altro. Sempre lì. Ok. Dovremmo averli sconfitti, gente. Quindi fiore un fiore selvatico dal profumo talmente inebriante che lascia chi lo inala confuso e disorientato, a tal punto che no da non fargli più distinguere alleati o nemici. Molto utile, gente, molto utile. Allora, giusto, giusto. Vorrei capire perché ci stanno dei zonari qui, ma va bene. E per romperlo utilizzerei questo. Zonario grande. Ok, gente. Ok, very, very good. Arco Boblin, ok. Anche se vorrei sapere cos'erano quelli là. Zonaio. Ok. No! Lo volevo. Gente, penso che questo cibo mi faccia bene. Ok, corno Boblin. Perfetto. Zonaio. Ok. E 5 frecce di legno. Very, very well. È incredibile. Zanna Boblin, quante cose ci siano qui intorno. Arco Boblin. Fiore bomba. Corno Grublin. Zanna Gubrin. Oh no, cos'è? Ok, gente. Forse ho fatto bene o forse no. Ok, un sacco di cose. Oh, zonaio. Ma tu. Oh, ok. Tu chi sei? Danno sempre sti cosi. Ma chi sono? Dovremmo. Ancora non abbiamo lo scatta immagini, vero? Fra i potenziamenti, no. Magari quell'arma ci serve. Detto ciò, andiamo avanti. Perché potrebbe essere molto rischioso stare qui. Ne abbiamo talmente tanti.
Voglio questi. Lucciolo d'ombra, che è molto probabilmente con le frecce che abbiamo è molto utile. Quindi No. Male. M'ha attaccato sto coso. M'ha attaccato pure questo. Non posso più recuperare le cose. Veramente. Ok. Hanno sto, sta specie di coso che il miasma magari gente, non mi piace. Lui invece a me non mi piace per nulla al mondo. Quindi cerchiamo di prenderlo. Se te ne vai sarebbe meglio. Ok. Devo capire chi è. Non mi dicono chi sono questi cosi qua. Occhio di Kakuda. Ok. Un occhio a cui non sfugge mai il bersaglio, anche se questo è in movimento. Ok, è un Kakuda, a quanto pare. Questi qui sono dei Kakuda. Che nome buffo. Detto ciò, posso tranquillamente andare dall'altra parte? Ok, gente, dovremmo andare sempre verso di là. Quindi, vai. Ok, l'importante è capire dove ci troviamo, perché noi non ci vogliamo perdere, innanzitutto. E sicuramente... Sapete che c'è? Non ne ho bisogno per ora, quindi andiamo semplicemente. Questo dovrebbe essere l'ovest. Eccolo, gente! L'abbiamo visto. Ok, illumina il nostro cammino. Ok, la luce della radice dissolve l'oscurità e illumina la zona circostante. Lo sappiamo. Quindi recuperiamo non tutti i cuori, dobbiamo stare prettamente attenti. Allora, Rovely, wow! Questa specie di radice luminosa emana davvero un sacco di luce. Sembra quasi di essere di nuovo in una superficie, ma non c'è la luce, c'è anche qualcos'altro. È come se le mie... È come se mi riempisse di energia vitale, fratello. Hey you, finally! Era ora che arrivassi e ho una cosa da farti vedere. Ok. Una... A due gambe e un braccio alzato sopra la testa. Non ti sembra uguale alla figura disegnata sul frammento di cui parlava Joshua? Sì. È arrivato il momento di usare la scatta immagini, bello. Mi chiedo perché tu non l'abbia ancora usata. Che strano, la scatta immagini è una delle funzioni base della tavoletta di Pruna. Puoi darmela solo un secondo? Oh. Unbelievable. Sia la scatta immagini che il compendio di Hyrule sono bloccati. Dammi solo un minuto. Se ricordo bene, basta premere questo pulsante mentre tengo premuto lo stick e poi tracciare qui. Ok. Scatta immagini, gente. E manca l'ultima funzione.
una funzione della tavoletta di pruna con cui puoi immortalare paesaggi e persone. Le immagini verranno salvate nell'album. Ok, gente, ok, la fauna 92, mamma mia. Fatto! Adesso puoi usare la scatta immagini anche il compendio di Hyrule. Forza, vai a scattare un'immagine della statua umanoide. È una buona occasione per provare la scatta immagini. Testing è una delle mie parole preferite. E quando avrai finito, vieni a farmi vedere il risultato. Yes! Allora... sì, comunque è un uomo talpa. O un uomo rosso. Ok. Hey you, come andata? Se hai immortalato la statua umanoide con la tua scatta immagine, allora sbrigati. Mostramela subito. Ehi, calmo. Hey you, sei riuscito a scattare una bella immagine? Dai. E wonderful, wonderful, wonderful. Ok, sei stato molto bravo. Sono sicuro che Joshua sarà soddisfatta. Prima la radice luminosa, poi la statua. Chissà quante altre cose si celano in questo luogo. Sono sicuro che se concentrassimo qui le nostre energie saremmo in grado di fare moltissime nuove scoperte. Bello il tuo zainetto. Ma first of all, torno indietro. Ci vediamo alla forte. Al forte di guardia, non facciamo aspettare Joshua. Ok. Però io vorrei un attimo esaminarla meglio, sta statua. Sembra più un rospo, a mio avviso. Una talpa non è fatta in questo modo. È un uomo rospo o camaleonte? Perché è anche una lucertola, quindi. Ok. Perfetto. Compendio di Hyrule. E niente. Ok, possiamo ritornare anche noi indietro. Ok, penso che sta qui, quindi è stato un big success. Hey, io sei tornato. Mostra a Joshua l'immagine della statua umanoide che hai abilmente scattato. Quale delle due? Ok, quest'ultima è molto meglio secondo me. Sì, è questa, non c'è dubbio. È uguale all'immagine raffigurata sul frammento. Ti ringrazio, signor Spadaccino. Guardando questa immagine risulta evidente che le statue disegnate sul frammento rappresentano delle persone. Questa è una scoperta sensazionale! Ah, le orecchie. In altre parole, significa che delle persone abitavano il sottosuolo. Se continuiamo le ricerche troveremo le altre prove. Ora non c'è tempo da perdere, devo tornare alle mie ricerche. Ma prima... vorrei farti un regalo per ringraziarti dell'aiuto. Si tratta di reperti della città Zonau, rivenuti durante le ricerche nel sottosuolo. Ok, ma ne ho 70. Sembrano emanare uno strano potere, così ho pensato che potessi trattarsi di qualche forma di energia. Forse ti saranno utili mentre cerchi la principessa Zelda, perciò portali con te. Col tuo aiuto ho scoperto che quel frammento era in realtà la chiave per sbloccare uno dei misteri del sottosuolo. Per prima cosa cercherò in mezzo agli oggetti rinvenuti nel sottosuolo per vedere se ci sono altri frammenti. Roveli, signor Spadaccino, grazie per avermi aiutata nella ricerca. Ok, adesso è nostro compito andare verso... Irito. Perché... sì. Quindi da questa parte. E quindi da quest'altra parte. Apri il diario di viaggio. No, gente.
Ok, e ora è tempo di volare. So perfettamente dove andare, gente. So perfettamente dove andare. Quindi ci andremo subito. Ma quello è un campo di grano. Ma da qui posso usare. Non posso usare la scatta immagini. Che peccato. Ok, utilizzerò se riesco il coso. No, meglio se... Ok, faccio questo sacrario e poi mi dirigo verso la città dei Rito. Anche se lì vedo qualcosa di molto interessante, ma siamo nei pressi del, del castello, quindi ci vediamo dopo. Ok, in questo sacrario bisogna usare sicuramente sia i congegni Zonao, ma anche Reverto, perché almeno così potete fare un sacco di cose e prendere anche questo bellissimo oppale. Questa meccanica di questo santuario verrà molto spesso utilizzata, quindi gente, iscrivetevi per trovare tutti i trucchi e i segreti in questo gioco, perché soltanto io ve li mostrerò per bene. Almeno prendo questa cassa che c'è qui sopra e poi voglio andare decisamente in quello stallaggio là. Quindi quella sarà la mia strada. E ovviamente tutto per una clava chiodata che prenderò perché è abbastanza potente rispetto a questa. Quindi let's go. Allora, facciamo così e andiamo direttamente qui, perché gente, se non sbaglio, posso utilizzare diverse cose. Gente? Fuoco ignifugo e quindi let's go. Lo faccio bruciare, almeno così sta bello che buono, no? Dico bene? Ok, perfetto. Questo tronco non so cosa voleva da me, ma abbiamo scoperto anche un nuovo nemico. E sarebbe... Posso usare Reverto? Ops. Ok. E ora finalmente l'ho sconfitto. Volevo vedere cosa mi spawnava. E penso unghie di Inox, potenza 7 di attacco, dente Inox, noce di palma, lampone, una mela, noce, unghia, spada del viandante che non mi interessa, corno di Inox, ok, e frutto shock. Detto ciò, posso dire che ho fatto un bel bottino, anche se non c'ho più frecce. Bene. Raga, lì c'è un leprotto. Vediamo. Vediamo se riesco a prenderlo. È bellissimo. Salviamola per sicurezza. Ma
Rupiglio. Ok. Però io ne voglio un'altra più bella. Ti prego. Quanto è carino. Anche se gli sto davanti, penso che non mi scappa. Sostituisci decisamente. Ok, mi dà un sacco di rupie. Ok, perfetto, dai. Mi dispiace attaccarlo, ma mi serve. Quelli caldi peperoni li voglio ottenere e vediamo cosa ci dice lui. Questo rospettro vive davvero nelle caverne. Cos'è un oro spettro? Anche se ho già in mente cos'è. Ah! Mi hai fatto prendere un colpo, per poco non ci restavo secco. Oh, per caso tu stai cercando il loro spettro? Proprio così. Lo sapevo, avverto, l'ho chiesto a qualcuno. Queste creature chiamate rosperti vivono nelle caverne. Sono un azzurrino luminescente e camminano sui muri. Insomma, ogni genere di stranezza ce l'hanno loro. Allo stallaggio del bosco, nelle terre di Holdin, a nord-ovest, c'erano due strani individui. Volevano ciò che lascia dietro di sé il loro spettro e mi hanno chiesto di prenderlo, ma immagino che lo abbiano chiesto anche a te. Sembra che siano disposti a scambiarlo per un bel tesoro, un affare, insomma, o almeno così credevo. Non è che abbia informazioni utili sulle grotte in cui vive. Ma l'idea di un tesoro mi intriga troppo. Non so che fare. Ok, tranquillo, lo faremo noi. Ok. Like. Ok. E l'abbiamo sconfitto. Ora, pascenza. Mi dà delle frecce e anche un tesoro? Ma a sto punto conviene sconfiggerli. Scudo da soldato? Togli dalla borsa. Ok, perfetto. Let's go. Prima che si riprenda. Vediamo cosa mi dà pure lui. Un bel po' di cose. Ok, gente, cerchiamo questo rospettro. E poi, ovviamente, rana lesta. Ok, parlando di rospi e rane, l'abbiamo trovato. O no? E tu chi sei? Non lo vedo bene. Ok. Non riesco a leggere bene. Obroblin. Ok. Gente, penso che questo spia sia il momento giusto per attaccare. Quindi, let's go. Oh, sono proprio orrendi. Mi dai qualcosa? Corno di Obroblin. Sono proprio orrendi, d'altronde. Quindi, let's go. Dovrei andare lì sopra? Sì. Può essere che qui non c'è un Korogu? No. Eccolo, gente. Avevo visto qualcosa. Allora, rospettro. Fatto.
poi. Però. Ok. Perfetto. Abbiamo finito qui, quindi ritorno indietro. Anzi, e noi ci salutiamo qui dentro questa grotta orrenda. E magari con un Ascensium usciamo. Che ne dite? E ci vediamo in un prossimo video dove andremo allo stallaggio e molto probabilmente se ci stanno dei cavalli prenderemo qualche cavallo. Pronti? Let's go!